Il Viagra per le donne, cari amici, il Viagra per le donne, negli USA ora c'è il Viagra per le donne. Questo è il Corriere della Sera di giovedì 20 agosto 2015. Vedete, c'è il Viagra per le donne. Il Viagra per le donne, vedete che paginata che c'è? Però dopo dice in cauda venenum, eccolo qua il venenum, il veleno. Effetti collaterali, vertigini, svenimenti, insonnia, due punti. Gli effetti collaterali sono pesanti e l'efficacia limitata. E l'efficacia limitata. Mentre l'efficacia del Viagra per gli uomini è un'efficacia molto notevole, per le donne no, è limitata. E gli effetti collaterali, sembra che siano superiori. Dei benefici, perché la sessualità femminile non è come quella maschile, siamo diversi, le cose le ha spiegate molto bene Sandor Ferenczi. Thalassa vuol dire oceani, thalassa, oceani, psicoanalisi delle origini della vita sessuale. Poi, seguito da un saggio intitolato Maschio e Femmina. Ma se pensate che quest'opera ha subito e ancora subisce l'ostracismo da parte dei sessuologi. Io non ho letto tante di opere di sessuologia, anche di sessuologi di oggi. C'hanno tutta la loro bella bibliografia. Ma non l'ho visto mai citata, non l'ho vista mai citata quest'opera di Sandro Ferenczi, mai, mai, mai. E pensate che è l'opera fondamentale, è ancora valida. Pensate che Sandro Ferenczi è uno dei discepoli di Sigmund Freud, e Sandro Ferenczi era così intelligente che Sigmund Freud ne era invidioso. E Sandro Ferenczi, consapevole che il maestro Sigmund Freud era di lui invidioso, ne soffriva tanto. Beh, insomma, il Viagra, le donne noi non hanno bisogno del Viagra, le donne. Siamo noi poveri maschi che abbiamo bisogno del Viagra, perché noi dobbiamo dare la prova. Noi dobbiamo dare la prova che una donna la desideriamo. La prova è l'erezione. È l'erezione la prova. E se non c'è l'erezione, la donna dice: ma tu cosa ci vieni a fare con me? Capito? E le donne non devono dare questa prova. Capito? Non devono darla la prova dell'erezione. Semmai la donna può dare la prova della lubrificazione, ma la donna fa presto a mettersi un po' di vaselina nella vagina, fa presto, non ci mette tanto. Poi la donna può anche simulare, può simulare tantissimo. Vi ho detto tante volte che mentre l'uomo assomiglia a un cane, cioè sempliciotto il cane, sempliciotto, e la donna assomiglia a un gatto. Il gatto è complicato, eh? In Egitto hanno impiegato migliaia di anni per addomesticare il gatto, ma non è che ci sono riusciti tanto ad addomesticarlo il gatto. E così in patriarcato i maschi, gli uomini hanno impiegato tantissimo tempo per cercare di addomesticare le donne, ma non è che ci sono riusciti, eh? La donna resta sempre l'animale misterioso come il gatto, e il gatto vive in mezzo a noi. Ma non ha padroni, non ha padroni. Cos'è che dice quella? La donna è mobile, qual piume al vento, muta l'accento di pensiero. È così, sì. Anche noi siamo cacciatori, siamo cacciatori. Ma le donne sono molto più cacciatrici di noi, se per questo. La sessualità femminile è molto diversa da quella maschile, è molto più complessa. E bisogna leggere quest'opera, bisogna
per capire com'è la sessualità femminile, capito? Bisogna leggere quest'opera che ha avuto l'ostracismo, e ha avuto l'ostracismo, i sessuologi sono tutti invidiosi di quest'opera, capito? Tutti invidiosi e non la citano mai, perché poi se tu leggi l'opera dei sessuologi di oggi e nella bibliografia poi ci trovi quest'opera qua, ti viene la voglia di andare a leggere, no? E quando tu hai letto quest'opera qua ti dici, ma allora gli altri che hanno scritto, non hanno scritto niente, c'è l'ostracismo. E la donna può fingere l'orgasmo, lo può fingere. E il Viagra va bene per gli uomini che devono dare la prova di desiderarla alla donna, direzioni, ma la donna non c'ha questa triste necessità, non ce l'ha. Cari amici, quindi in cauda veneno, non so come andrà avanti questo Viagra per le donne, capito? Non lo so proprio come andrà avanti. Vabbè, cari amici, qua mi fermo, non posso far altro che confermare quello che ho scritto in quest'opera, capito? Che ora nella sua bella versione in lingua inglese sta in tutto il mondo. Ok, cari amici, a tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.